Eccoci qua signori, Big Luke, il più milionario di Dubai. In questo video vi voglio spiegare come passare da 30.000 euro al mese a 100.000 euro al mese. Ne parliamo dopo la sigla, che non c'è. Allora signori, mi capita sempre più spesso, specialmente nelle mie consulenze private e strategiche, che sono due cose diverse ma la differenza adesso non ve la spiego, di parlare con studenti, persone, ok, che vogliono, che stanno già guadagnando delle cifre importanti, 15.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, 40.000 euro, 30.000 euro al mese netti, ok, quindi sono già su una posizione importante socio-economica, ok, di solito sono persone che non fanno questi soldi da tanto tempo, di solito è uno span di 3-6 mesi, quindi se stai guardando questo video è da 3-6 mesi che fai delle cifre importanti, questo video potrebbe essere per te, che a un certo punto capiscono una verità che io ho rivelato fin dall'inizio, che 20, 30, 40 mila euro al mese dopo un po' non sono abbastanza, potrebbero non soddisfarvi, anche perché la vita è per definizione espansione, quindi dopo un po' che fate 30 mila euro netti al mese volete farne 50, volete farne 70 e in ultima analisi, se prima l'obiettivo era 10.000 euro al mese, perché questo è di solito l'obiettivo nel quale molte persone partono, anche pensando che una volta che arrivino a 10.000 euro chissà cosa succede, la risposta è niente, ve lo dico già, in qualche modo poi hanno invece l'obiettivo, se sono abbastanza audaci, capita spesso, dei 100.000 euro al mese, ok? Quindi vengono da me e mi dicono: Big, io voglio fare 100.000 euro al mese. Come si fa? Di solito queste persone, la cantilena è più o meno sempre la stessa, mi sarà capitato circa 50 volte. Queste persone di solito stanno svolgendo o un'attività professionale high ticket, ok? Quindi stanno facendo consulenze, a volte pacchetti done for you, anche se è un po' più difficile, a volte hanno un piccolo business di info business, insomma di corsi, di formazione, a volte hanno piattaforme, ok, software soprattutto, e molte di queste persone vogliono transizionare, cambiare da 30.000 euro a 100.000 euro, di solito facendo un corso, quindi mi dicono: guarda, io ho una piattaforma, ok, ma fatemi abbassare un po' la videocamera. Eccoci qui, sapevo che avrei fatto dei casini giganteschi. È dritta? No, sì. Ok, mi dicono: Big, guarda, io sto facendo una cosa e voglio fare un videocorso. E quindi vorrei un attimo smitizzare questa cosa come persona che ha venduto milioni di dollari di corsi, di formazioni nel mercato USA e che ha venduto milioni e milioni e milioni di informazioni nel mercato europeo e che forma costantemente praticamente tutti i leader del mercato nel campo dell'infomarketing in qualunque nicchia, manifesta e non manifesta, persone che mi hanno, che ci hanno come Big Luke International Consulting fatto testimonianze, persone invece che non vogliono farlo sapere ma che poi in qualche modo persone o gli chiedono: ma studi da Big Luke, oppure contattano i nostri uffici e dicono: ma questa persona studia da voi, vero? Perché noto, scusate per la voce, il tocco di Big Luca in quello che fa. Quindi la verità è che nel settore soprattutto delle informazioni non abbiamo assolutamente rivali, è semplicemente la realtà dei fatti. Quindi ho visto persone guadagnare cifre molto importanti, seguo tuttora persone che guadagnano cifre importantissime nel campo delle informazioni, quindi posso darvi assolutamente dei consigli che non sono delle opinioni, ragazzi, sono dei consigli veri, reali, comprovati di una persona che ha visto numeri e business in tutte le possibili nicchie, dalle più semplici alle più complicate, alcune addirittura non si possono dire in pubblico. Allora, ragazzi, due cose: l'infomarketing e il fare 100.000 euro netti al mese è una cosa difficile. Ora parliamo prima dei 100.000 euro, prima di focalizzarci sull'infomarketing. Quindi 100.000 euro al mese, ragazzi, 100.000 euro netti al mese è una cifra che pochissime persone al mondo guadagnano. Ora il mercato italiano è in un'assoluta bolla speculativa e chi si intende di borsa, di investimenti, sa che il mercato prima o dopo sconta le persone che fanno certe cose, quindi auguro a tutti buon lavoro e buona fortuna, perché ad alcuni individui ne servirà moltissima andando avanti. Sembra che sia diventato normale fare 100.000 euro netti al mese.
per esperienza personale, sia nel campo dei formatori stessi, che persone che voi credete avete veramente la certezza o perché avete visto degli screenshot che ormai lasciano il tempo che trovano, infatti noi non li pubblichiamo più perché è diventata una farsa, quindi noi non ci partecipiamo, sia perché vedete lo stile di vita, sia perché fate la tara e pensate che la tara sia giusta, vi posso assicurare che 100.000 euro di media, quindi 1.200.000 euro all'anno netti sul conto personale dopo le tasse, ragazzi, per chi è in paesi dove si pagano e per chi è in paesi dove si pagano e le paga, per chi ha soci, quindi dopo la divisione dei soci, dopo le divisioni, le spartizioni del 50%, eccetera, eccetera, riceve un netto sul suo conto personale di 100.000 euro al mese, praticamente nessuno, ok? Moltissime persone credete che facciano questi numeri, non li fanno. Quindi da persona che fa da qualche anno questi numeri, anche molto di più, vi posso dire che 100.000 euro netti al mese è una cosa estremamente estremamente difficile e qualcuno di voi potrebbe anche non arrivarci, ok? Cioè quando io mi siedo con una persona che in qualche modo parla di 100.000 euro al mese netti, come se stesse parlando di una cosa ovvia, io capisco che c'è da qualche parte un problema psicologico, un problema numerico, no? Anche persone, mi è capitato moltissime volte, che affermano di essere consce e di sapere il fatto che no, pochissimi li guadagnano, poi però si comportano su questa cifra come parlassero di ovvietà. Allora lasciate che vi spieghi come ci si passa. Innanzitutto bisogna fare un cambio di mentalità, un cambio di strategia. Ciò che vi ha portato a 30-40.000 euro al mese di solito non vi porta a 100.000. Potete arrivare tirando a 30-40.000 euro al mese, di solito il 500.000 all'anno, come dico sempre, da soli. Per fare invece 1 milione, 1 milione e 2 dovete avere un team e qui risiede il primo problema. Di solito le persone iniziano a fare soldi online con tutta una serie di meccanismi e di cose, di solito, non sempre, che poco si sposano con la longevità e con la costruzione di un team e anche con l'investimento di cui c'è bisogno per creare un team. Faccio un esempio: state facendo 30.000 euro al mese perché avete imbroccato lo store dell'e-commerce, delle campagne, avete bleccato, avete fatto ed è da 2 mesi che più o meno va bene. Voi non avrete la mentalità per fare degli investimenti di lungo periodo, degli investimenti di delega per formare un team. Primo, perché non lo potete formare attorno a una cosa che sapete che potrebbe andare via domani, perché non è nel vostro controllo. Questo è tutto un altro video che dovrò fare sui metodi di guadagno, ma qualcuno prima o poi le dovremo dire certe cose, ok? Non avete la mentalità dell'investimento, per esempio. Potete arrivare a 30-40.000 euro al mese, non è comune, non è facile, ma ci si può arrivare con un investimento di solito pubblicitario e aziendale minimo, perché l'azienda non c'è, siete voi. Quando dovete cominciare ad avere 5-10 persone, dovete capire come formarle, dovete essere in grado di formarle. Se siete arrivati a 30-40.000 per una botta di culo, ci si arriva, ok? Oppure per un business che non può essere scalato, ecco che i 100.000 euro al mese non sono assolutamente possibili. 100.000 euro al mese dovete avere una squadra, ok? È inevitabile. Potete fare 100.000 euro al mese, magari un mese facendo tutto da soli, ma non avrete un netto aziendale. Addirittura io parlo di netto personale, perché come dico sempre, prima o dopo dovrete tirar fuori quei cavolo di soldi dall'azienda. Un'azienda con un conto bancario nutrito è un'azienda ricca, il proprietario è povero. E ecco, a 100.000 per esempio voi dovete cominciare ad accettare queste cose in modo molto velocemente. Cioè, se avete ancora tarli per la testa, no ma io svuoto l'azienda per pagare meno tasse, però poi è impossibile che voi arriviate a certi numeri, perché siete stupidi. Cioè non trattate i soldi nella loro verità e nella loro concretezza, no? Sì, no, li lascio in azienda, poi intesto la barca all'azienda, però allora poi reinvesto tutto, chiudo a zero, vi è precluso qualunque ragionamento di alto livello, perché ragionate nel chip. Nessuna persona che ha la mentalità del furbetto, del trucchetto, del chip, del casino, della campagnina col cloaking e queste cazzate qua arriva a prosperare nel lungo periodo, semplicemente vi è precluso. Cioè la vostra mente non è abbastanza grande, ok? Considerate quello che fate una roba della Madonna, ma visto da un'altra prospettiva state giochicchiando. Quindi dovete capire che 100.000 euro al mese non dovete avere paradigmi assurdi negativi sul denaro, dovete veramente formare un team, dovete trovare persone in gamba. Attenzione a quello che sto dicendo: mentre trovate persone in gamba da formare, c'è il problema di dove le trovi, come le formi. Voi non potete formare delle persone su cose che non sapete, siete d'accordo?
e soprattutto vi state dedicando a questa cosa e non state più facendo la cosa che vi dava 30-40 mila euro al mese. E se voi non avete una prospettiva di tipo aziendale e lasciate la mentalità del libero professionista, non si può fare. Quindi ci sono moltissimi che ancora fanno 30-40, leggono loro le email, fanno loro le cose, sono dei liberi professionisti, che va benissimo. Se siete dei liberi professionisti e fate 30-40 mila e non attuate trucchetti e siete in un aspetto legale della cosa, questa cosa nel mondo online purtroppo va detta, perché gradirei non farlo, ma purtroppo ci sono anche tutta una serie di attività e di espedienti, non mi interessa tanto, poco etici, ma poco longevi e obiettivamente legalmente pericolosi. Lascio alla vostra immaginazione immaginare quali queste cose siano, ok? Criptoponzi, tutte queste cose qua. Se invece siete nell'aspetto legale, potete stare dove siete, ok? Guadagnare 30-40 mila, non è detto che ne farete 100 mila. Un'altra cosa è che per fare 100 mila euro netti al mese dovete cominciare a investire molto denaro, e la vostra, quella che diventa un'azienda, avrà delle spese fisse. Uno dei problemi è transitare da un modello di libero professionista dove spendevate poco e dove in qualche modo, tra il vostro profilo Facebook, tra qualche video di YouTube, tra un po' di passaparola, avete cominciato a guadagnare bene, tutte le mie congratulazioni, a pagare voi il traffico, perché organicamente a 100.000 euro netti al mese stabili non ci arrivate, o ci arrivate costruendovi un organico in 6-7 anni, cioè sono cose che non esistono, ok ragazzi? Dovete cominciare a pagare il traffico costa. Cominciate a scoprire che per gestire una grande quantità di leads in un ecosistema di marketing propriamente detto, non marginerete il giorno dopo, ok? Non si può fare. A un certo punto ci sarà una latenza, ci sarà un tempo di incubazione, a un certo punto dovrete avere più offerte per persone differenti, non potete avere il monocorso, il monoprodotto, il monocoso, dovete avere differenti fasce di prezzo, dovete fare differenti esperimenti per le fasce di prezzo, per differenti prodotti delle persone che acquisite. Quindi a volte vi ritroverete a spendere 20-30 mila euro e non avete un ritorno immediato. Questa cosa qua mette molta paura e soprattutto si fa con i soldi. Alcune persone che guadagnano singolarmente 30-40 mila tendono a guadagnare questi soldi per lo stile di vita, ok? Quindi non si sono messi in banca niente, non hanno investito, oppure hanno una gestione assolutamente assurda di quella che loro chiamano azienda. Notoriamente la persona che prova a spendere tutti i soldi per chiudere a zero, per non pagare le tasse, sentendosi un vero imprenditore, dico: ho chiuso a zero, cioè, perfetto. Quindi conto bancario a zero, pettorale in fuori, sguardo compiaciuto degli amici, e si va a fare schifo, a comandare, scusate. Quindi 100.000 euro al mese. Poi, per l'aspetto dei videocorsi, ragazzi, adesso vi dirò una cosa che voi non volete sentirvi dire. È diventato assolutamente, io ritengo ormai impossibile, ed io seguo tutti in tutte le nicchie, vendere dei videocorsi, delle informazioni, a meno che voi non ne sappiate a pacchi di quello che dite. Cioè, la verità è che se non traspare una conoscenza veramente veramente profonda di quello che voi dovete insegnare, ok, voi non venderete niente. Quindi il pensiero di faccio un corso perché ho un minimo interesse di una cosa, e ci sono addirittura dei topic dove tutti pensano di potersi esprimere, l'industria nella quale purtroppo noi operiamo, online marketing, chiunque pensa di essere uno stratega dell'online marketing, non so dove ve ne siate convinti, secondo quali esperienze, persone che hanno fatto magari uno dei nostri corsi, hanno comprato online marketing per Mentecatti 2.0, l'hanno visto una volta e hanno detto: ce l'ho, sono un online marketing strategist. E queste persone poi te le ritrovi confuse, amareggiate, incazzate, molte volte diventano proprio haters, perché non riescono a capire il perché nessuno li caga. Peraltro è terribile per una persona nella nicchia marketing, perché immaginate la contraddizione, ok? Insegno a rimorchiare, ma a me non me la dà nessuno. Dopo un po' la cosa è un problema. Quindi online marketing, mindset, no? Ho avuto diverse persone che mi hanno detto: faccio un corso di mindset. Ragazzi, voi non potete fare un corso di riprogrammazione mentale mindset a meno che non sappiate insegnare delle tecniche, delle strategie che non sono solo belle da sentire, non sono solo auliche, a volte non sono neanche quello, ma che sono funzionanti. Viva Dio, mi sembra che ci sia un motivo per il quale noi siamo subissati da testimonianze di persone che dicono: mi ha cambiato la vita in modo fattivo con i numeri, specialmente sul lavoro,
e altre persone, altri formatori che insegnano cose che non si capiscono non hanno poi questi risultati, ok? Parlando di soldi, voglio dire, studenti che passano da 0 a 50.000 euro al mese con una certa frequenza in diverse nicchie, non è solo uno, non è solo due, quando cominciano a essere 20, 30, 40, 50, 100 che fanno più di 30.000 euro al mese, vuol dire che alla base, ora fare il paragone con noi è ingiusto, però giusto per farvi un esempio, c'è un sottostante di cose che funzionano. Le cose che funzionano non ve le inventerete di notte, non vi verranno a trovare nel sonno, ok? Non avrete quell'idea a spiegare, potrete solo spiegare delle tecniche, delle strategie, ok? Che non esistono o che voi credete che sono giuste o che potrebbero funzionare. Ecco qua che fate gli esperimenti sugli studenti, non funzionano gli esperimenti, gli studenti si incazzano. Finanza personale, tutte le persone sono convinte di poter spiegare agli altri come gestire il denaro, come raggiungere gli obiettivi, qualunque si siano, anche se loro stessi non sono in grado di fare queste cose. Ci sono moltissime persone che vogliono entrare in queste nicchie. Ragazzi, se voi non ci capite niente, e un'altra cosa... Voi potete essere bravissimi a gestire i vostri soldi, non vuol dire che voi possiate insegnarlo. Questo vale per esempio per l'aspetto di mindset. Ricevo anche a casa mia studenti che hanno successo, che sono persone sicuramente di successo, ma non hanno idea di come insegnare agli altri i processi mentali per avere successo. Come per esempio farglieli imparare. C'è una differenza tra saper menare le mani in strada e saper insegnare difesa personale. Cioè, sono due cose diverse, ok? Alcune persone non sanno perché hanno successo, alcune persone hanno la sindrome dell'impostore e ancora non lo sanno. Ci sono tutta una serie di cose, quindi a meno che voi non ne sappiate veramente a pacchi di quello che insegnate, la cosa deve traspare, ok? Senza aprire il conto in banca di nessuno, voi sapete perfettamente nel vostro cuore chi guadagna di più e chi guadagna di meno, sapete perfettamente i corsi che funzionano di più, i corsi che funzionano meno, che, insomma, dopo un po' mi sembra che non può essere tutto un caso. Ok, quindi questa è un'altra cosa, fare il corso perché avete un interesse, una passione eccetera, è scomparsa questa cosa. Ora 3-4 anni fa lo potevate fare perché non c'era nessuno, cioè, vabbè, mancanza di meglio. Adesso invece più o meno ogni nicchia ha i loro leader definiti, ci sono nicchie con leader che non dovrebbero essere, ma non c'entra, ok, sono comunque persone che vendono, ci sono nicchie con più competizione, nicchie con meno competizione, leader più bravi e leader meno bravi, però comunque si sono affermati nelle nicchie dell'info marketing e delle informazioni. Quindi potreste, il messaggio è questo, non arrivarci, cioè non l'ha stabilito nessuno che dovete fare 100.000 euro al mese. Se per esempio non avete niente da offrire e cominciate a sparare, tipo vorrei fare un corso, sì, ma se faccio un corso poi lo vendo, poi deposizione, andrete incontro a delle enormi delusioni. Ok? E andrete incontro a delle enormi delusioni perché non capite niente di quello che state facendo. Ecco, un'altra cosa mi piacerebbe un attimo tastare, un attimo premere su questo punto perché è molto molto importante. Cioè, i risultati, ragazzi, non voi non ve li potete inventare. E c'è un problema che tutti vogliono fare corsi, ma non tutti hanno risultati. In qualunque nicchia, eh? E le persone che non li hanno dovrebbero avere l'umiltà di dire: lavoro prima per qualcun altro, faccio il coach per qualcun altro, lavoro gratis, accumulo esperienza. Uno dei consigli che ho dato nel mio corso Info Marketing per Babbuini, penso che adesso sia chiuso, non lo potete acquistare, ok? Non potete pretendere di suonarvela e cantarvela come volete. Dico che il mercato delle informazioni generali è in bolla perché purtroppo c'è un problema che tutti possono produrre informazioni. Accendete la videocamera e producete un videocorso, che già è molto difficile produrre il contenuto, ma lasciamo perdere, se avete la bella parlantina lo potete fare. Quindi è una cosa che non ha una vera barriera d'ingresso a livello ancora economico, ce l'ha poi per il traffico, infatti le persone fanno il corso ma non riescono a venderlo, questo è un altro discorso, ma non c'è una vera difficoltà oggettiva, ok? Cioè accendete la videocamera alla malparata, cominciate a parlare come sto parlando io, avete in effetti prodotto un corso, la qualità è molto aumentata negli anni, potrebbe non essere sufficiente, però ancora con un iPhone potete produrre un corso di 10 ore ed in qualche modo potete convincervi di cominciare. Quindi non essendoci la barriera d'ingresso percettiva,
ok? Non essendo il produrre per esempio corsi una cosa particolarmente tecnica, c'è una videocamera, la mettete più o meno a fuoco, ok? Fate delle lezioni più o meno belle e potete cominciare a lavorare. Questo ha fatto sì che moltissime persone con delle opinioni producessero corsi, abbiano prodotto corsi di informazione che ora stiano insegnando A, cose false, B, cose che non funzionano, C, cose pericolose, non tutti ovviamente, però ci sono anche questi, e abbiano creato una sorta di bolla nel mercato, ok? E se la cantano e se la suonano. Io ho perso il conto di persone che adesso dicono di essere i primi, di essere i più bravi, in qualunque nicchia, ripeto. Il problema fondamentale è che questa cosa non è vera. Cioè nessuno si è ricordato di sta roba qua. Se voi non sapete l'inglese, non potete insegnare l'inglese. Cioè ve la potete marketizzare come volete, fare il brand positioning, ma a un certo punto non è possibile. Se voi non sapete l'online marketing, ragazzi, voi non potete insegnare online marketing. Cioè prima o dopo il merdone viene fuori, perché siete goffi mentre parlate, perché si vede che non perché avete due casi studio per tutta la vita e sono i vostri amici ed è vostra mamma. Abbiamo già ecceduto il limite, perché avete pochissimi casi studio, perché i casi studio che avete sono troppo bassi, avete permesso di fare alle persone 1000 euro al mese, non dite che siete gli strateghi primi in Italia, più belli, più bravi, ok? Abbiate anche un genuino e sincero rispetto per persone che invece hanno creato diversi milionari conosciuti e non anche in molto poco tempo. Non si fanno nomi, io penso di poter essere definito il creatore di milionari italiano. Se Dan è quello americano, io sono quello italiano, ok? Però è vero, quindi non potete rivaleggiare. Ora non voglio parlare di molte altre nicchie, anche per non, tra virgolette, non rivelarle, lascio che queste nicchie vadano avanti per conto loro. Ho studenti in nicchie molto interessanti, anche molto strane, dove per esempio non c'è competizione, alcuni di essi sono bravi, alcuni di essi fanno un po' più fatica. E alcuni hanno disobbedito il consiglio che gli avevo dato, guarda, diventa più bravo, lavora ancora un po'. Questa moda di dire io sto facendo X e quindi voglio creare il corso su X è veramente veramente pericolosa. Altra cosa, in questa transizione che molti provano a fare dai 30.000 euro ai 100.000 euro al mese, e purtroppo volenti o nolenti molti provano a farla con i corsi, quindi parlo di corsi, ok? Perché si sono convinti che vendere corsi è facile. Ragazzi, non ascoltate nessuno che vi dica che vendere informazioni sia facile. Voi prendete tutte le persone che dicono ah, vendere corsi lo sanno fare tutti, non è un vero business, cancellateli dalla vostra vita, perché è fattualmente non vero, okay? Cioè, è proprio falso, è dimostratamente, demonstrably false, ok? Quindi mamma mia, dovrei fumare meno. Abbiamo appena sono le 3, io alle 4 una consulenza privata strategica, anzi da remoto. E quindi cosa stavo dicendo? Non è facile, ok? Quindi molti hanno X e provano a fare video corso su X. Sono due business diversi. Una cosa è avere la social media agency, un'altra cosa è spiegare agli altri come avere una social media agency. E non lo potete fare dopo una settimana che avete la social media agency, non c'è riuscito nessuno. Non potete essere più o meno che avete fatto un fannellino della vostra vita, nella vostra vita, e fare un Facebook ad e convincervi che quindi siete i super fighi dell'online marketing. Ragazzi, non lo siete, ok? Vi siete chiesti perché personaggi che anni che la menano con l'online marketing e l'affiliate marketing e il marketing, dico, cioè non hanno ancora combinato un tubo e non sono ancora milionari? Perché non lo sanno. Oltretutto alcuni di questi hanno provato a vendere dei corsi, ne vendono 5 a 100, ma non funziona per un motivo, perché nel momento in cui ti fai il video di pubblicità si vede che ti rivolge automaticamente a un pubblico di basso livello. Le persone di alto livello percepiscono le altre persone di alto livello, e purtroppo non c'è niente che voi possiate dire o fare per fregarli. Ci sono delle tecniche per abbellire la verità, per vendere a prezzi più alti, eccetera, ma ci deve essere un sottostante di voi che siete capaci di fare le cose. Perciò, business completamente diverso, avete una piattaforma, non potete quindi fare un corso per spiegare agli altri come farlo. Il concetto del corsettino che si autovende, ragazzi, è una bugia. Era vero 3 anni fa, era vero 4 anni fa. Adesso, se non avete un team telefonico, non sapete veramente quello che state facendo e non avete anche un po' di cash da investire nel traffico, non andrete assolutamente da nessuna parte. Il corsettino non è un asset che si autovende e voi non lo guardate più. Potete fare una roba del genere se lo vendete su Udemy, ma non farete 100.000 euro al mese su Udemy, ok? Basta con queste stronzate. Quindi
Questa è la mia piccola diatriba quotidiana. Non so bene come intitolerò questo video, ho parlato di un sacco di cose, tentate di trovare un filo conduttore. Fate 30-40.000. Ragazzi, il passaggio è 100.000, è possibile? L'ho fatto fare a molti studenti, non io, studenti che hanno lavorato con me, che hanno preso i nostri corsi, anche studenti che non li hanno presi, hanno guardato le cose gratis. Il problema è che voi non vi accorgete della differenza, specie numero uno per l'infomarketing, la competenza. La competenza non vuol dire che voi leggete un libro, recitate il libro nel corso e quindi ve lo comprano. Vi sgamano, si vede. Una delle cose, per esempio, sui miei video che mi dicono: cazzo, B, come si vede che ne sai? Io posso parlare per ore, posso fare live con domande scomode, posso fare qualunque cosa, perché non posso essere messo in difficoltà. Al massimo una cosa dico, non la so. Però dopo dovete avere una conoscenza, in inglese si dice inside out, cioè dovete aver girato la materia, la cosa, la gavetta, che è andato in America, ha speso milioni di dollari, sono socio, il partner ufficiale e coautore di Dan Kennedy, col quale mi sento, è arrivato un altro fax ieri. Peraltro Dan Kennedy sta bene, ha solo dei problemi di vista ed è molto imbarazzato per la situazione americana corrente. Mi fa it's embarrassing, vabbè, lasciamo perdere. Avere accesso a un sacco di numeri, metterli insieme, trovare i pattern, ok, volete fare gli strateghi dell'online marketing, dovete avere accesso a un sacco di numeri, capire come leggerli, capire come fare soldi con quei numeri, con quelle nicchie, essere maliziosi e fini nei ragionamenti. Il fatto che in una nicchia uno stia vendendo un monocorso non vuol dire che l'altra persona nella nicchia può vendere il monocorso, perché vi dovete rendere conto che la competizione è diversa, che la personalità della persona è diversa, che avete parlato con 5 persone nella stessa nicchia a livello europeo, a livello americano, che sono nella stessa nicchia da 10 anni, che quindi vi hanno detto delle criticità, quindi sapete che tra un anno ci sarà questo problema, che puntualmente c'è bla 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 bla, e poi potete fare una strategia, altrimenti non si può fare. Un'altra cosa, che una volta che voi avete prodotto il vostro corso, bisogna essere in grado di venderlo. E purtroppo, ripeto, siamo adesso in una situazione nel mercato in cui è molto molto difficile vendere il corsettino così. Sì, potete fare qualche migliaio di euro, ma purtroppo se non sapete fare marketing non si può fare. Avrete dei mesi nei quali siete in perdita perché l'investimento aziendale è tanto. È complicato arrivare su certe cifre e niente mi dà il nervoso. Mi ricordo ancora un mio studente che è venuto in consulenza strategica, quella di un'ora con me. Mi ha detto: ma io vorrei fare 100.000 euro al mese, ma mi accontenterei anche di 30. Non l'ho mandato a fanculo, ma ci è mancato molto poco. Ragazzi, parlate di cifre che non fa praticamente nessuno, che sono difficili, cioè c'è del lavoro. Persone che provano a fare queste cifre poi hanno Facebook, sono parte di gruppi, fai soldi facilmente, ma voi chi pensate di trovare all'interno di quei gruppi? Persone che non si formano. Adesso vi dirò una brutta notizia, ragazzi: se voi non vi formate costantemente e avete preso un corsettino, è molto 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 dura, a meno che non facciate un sacco di studio individuale, che voi arriviate a risultati rimarchevoli. Dovrete continuare a formarvi. Capisco che sia una cosa self-serving, perché ho un interesse a dirvelo, però è così. Non è un caso che le persone, la classifica non posso pubblicarla, ma basterebbe un'occhiata alla classifica di chi ha speso e investito di più con noi, sono anche gli studenti che guadagnano di più. C'è una correlazione diretta. Guarda, cioè dovete continuare, dovete prendere tanti aerei, dovete fare tante consulenze, ci si mette un bel po' a capire di che cosa si sta parlando e dovete continuare a capirlo, le cose cambiano velocemente, ok? Quindi, occhio a quello che fate, non per forza arriverete a 100.000 euro netti al mese, non prendete sotto gamba questi numeri per nessun motivo. Sviluppate una vera competenza. Che voi vogliate arrivare a 100.000 euro con i corsi non è per forza la strada data. Giusto una cosa che ho detto anche ieri in una mia consulenza strategica fatta però di persona: quando voi avete un veicolo che fa dei soldi, focalizzatevi su quello, non tentate di creare il corso su quello che state facendo. Mi spiego meglio: se avete un agency, non fate il corso sull'agency, spremete e scalate l'agency. Non farete più soldi perché avete anche un corso, capita pochissime volte. E comunque c'è dietro del lavoro, non sto dicendo che sia impossibile, però capita molte poche volte e persone che sono in grado di fare questa cosa hanno magari già un team,
o ci sono delle situazioni magari pregresse, va bene? E non replicabili, ecco, questa è un'altra cosa. Voi dovete sviluppare la malizia nel capire veramente quello che le persone stanno facendo. Cioè, se io investo e faccio un corso sugli investimenti, è una cosa fattibile, per esempio, perché ho già un'azienda di formazione con un sacco di membri del team, persone veramente in gamba, abbiamo già una produzione, un'organizzazione nostra, okay? Quindi posso inserire questo nuovo corso su una cosa che faccio all'interno della Big Luca, è solo un esempio. Una persona che per esempio salta fuori con solo un corso così può avere dei problemi e delle criticità che io, perché sono Big Luca, non avrei, ok? Questa cosa la dovete capire, eccetera eccetera eccetera. Mi sono già dilungato troppo per oggi, adesso devo andare a mangiare perché tra un po' ho una consulenza. Siccome mi pagano abbastanza, devo essere in grado di performare. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Arrivederci.